Ed eccoci qua ragazzi, in un altro episodio su Sekiro! Riprendiamo dove ci eravamo lasciati, davanti a questa splendida vista. Madò, ora dobbiamo cercare di capire come scendere senza morire. Che in teoria non dovrei subire danni da caduta, però io non mi fido, quindi facciamo le cose con calma. Che poi in teoria ci saranno i danni se tipo l'altezza è troppo estrema. Quindi, cerchiamo di non morire male. Una corsetta dietro per vedere eventuali oggetti nascosti. E non ci sta niente, ci sono rimasto male. Ma tanto male, no? Dove sono tutti gli oggetti nascosti? Eccone uno. Beh, mica tanto nascosto, però. Salve. Tutto bene, zio? Concordo. Siamo nel passato. リュウセンモーデの年であろう。どういうことだ。武士殿は古い記憶と言った。何も覚えてはおらぬが、これは過去ということか。 Ok, qua posso buttare tutto qua, vabbè. Andiamo da sta parte allora. Perché forse qualcosa c'è qua dietro. Esatto! La polvere rinfrescante. Medicina per trattare le bruciature. Cura l'alterazione di stato ustione, aumentandone di poco la resistenza e riducendone l'accumulo e i danni da attacchi di fuoco. Se il fuoco è usato sui campi di battaglia, la polvere rinfrescante è essenziale per la sopravvivenza. Quindi sicuramente qua qualcuno userà il fuoco. Ma chi se ne frega, io non lo uso la polvere. Gli oggetti consumabili non li userò mai nella vita. Beh, in effetti la torcia conta come arma da fuoco, no? Tra virgolette, cioè. I danni sono da fuoco. Che cazzo. Oh! The fuck? Bro, che cavolo era quella mossa? Minchia, stavo facendo l'attacco, ma ho interrotto a caso. Prendiamo un po' di oggetti. C'è qualcosa di buono? L'olio. Semplice olio. Quando il vaso si rompe, l'olio ricopre tutto ciò che si trova nelle vicinanze. I nemici ricoperti d'olio sono suscettibili alle fiamme. Subiscono più danni alla vitalità dagli attacchi di fuoco. E sono più vulnerabili all'alterazione di stato ustione. Ora. The fuck? Ah, i cani. Vieni, Fufì. Vieni, Fufì. Oh, cazzo. No, non venire, Fufì. No, lasciami in pace, Fufì. Ok, i tre Fufì sono andati. Bevo un po'. È la salute, proprio. Prepariamoci a lanciare Shuriken. Ok, l'ho missato. Riesce, riesce. Dai, dai, dai. Fatti sotto, fatti sotto. Pappamolle. Fai schifo. Ci sta qualcos'altro a vedere qua o posso tornare indietro? Perché ci sta tutta la zona a destra ora da esplorare. Questa è qua in teoria. C'è anche un cane. Ah, ci sta anche questo però. Vabbè, i cani li posso uccidere anche con lo shuriken, credo. Questo invece mi sa di no, quindi. Zacchete. E ora. Sì, gli shuriken sono molto utili. Un secondo livello. Ora possiamo comprare qualcosa. Cioè, comprare. Potremmo acquisire un'abilità extra. Ovviamente quella che sceglierò sarà il contrattacco Mihiri. Quello è potentissimo. Però per adesso andiamo qua a pesca. Comunque guardate quanto è bello come nuota. Nuota abbastanza veloce. Ah, madonna. No, pesce, pesce. No. E questi pesci, alcuni non li posso prendere ora. Cioè, tecnicamente potrei provando a cittare. Però molti pesci tu li puoi prendere ora, altri no. Ecco, tipo questo qua, non lo puoi prendere ora. Quest'altro invece sì. Scaglia della carpa del tesoro. La scaglia lucente di una carpa del tesoro.
Agli occhi inesperti è soltanto una splendida scaglia, ma per gli adoratori di un certo maestro sono uno degli oggetti più preziosi del mondo. Per questo motivo vale la pena raccoglierle. Eh già. Ora. Cioè, sarà qualcun altro qua in giro, tipo? Beh, intanto andiamo dalla parte importante, però qua. Oh sì. Oh sì. お主、恋の鱗を知らんかい。キラキラ光る宝鯉の鱗。それを持てば存分に褒美を取らそうぞ。Posso comprare roba particolare con le scaglie. E una di queste qua è molto utile. Ovvero, vabbè, in teoria sono tutte utili tranne l'erba divina che sti cazzi, che è semplicemente un consumabile. Invece la fiaschetta vizza rossa, il pezzo di maschera e il testo sono molto utili. Questo sblocca un'abilità niente male. Questo permetterà di fare robe molto fighe più avanti. E questo invece sarebbe un consumabile però illimitato, gratuito, gratis. È più o meno come l'oggetto di prima contro le ustioni, solo che non cura lo stato ustione ed è infinito, perché dopo si rigenera. Quindi, mica male. Sì, ti porto tutto, tu lasciami in pace per adesso che devo fare altre robe. Devo prima di tutto trovare il modo di prendere le stesse scaglie. Ovviamente questi sono tentativi inutili perché queste carpe non sono fatte per essere uccise ora. Però io ci provo lo stesso, perché sì. Io devo farlo. Ok, qua ce n'è una. Ok, altra scaglia. Qua c'è un altro pesce? No, mi sa di no. Ok. Ah, qua ci sono oggetti nascosto. Un'altra scaglia! Minchia, siamo già tre. Potremmo già prendere quella fiaschetta rossa, volendo. Ok, muro invisibile. Ci sta. Altrimenti dopo uno si allontanerebbe troppo. E qua ce n'è un'altra se non sbaglio, vero? O mi ricordo male? Eh sì, mi ricordo male. Vabbè, saliamo. Visto che credo che abbiamo già preso tutto quello che ci serviva, possiamo avanzare. Oh sì. Qua ci sono morto un bel po' di volte. Io sono morto un bel po' di volte ovunque. Ma la cosa bella è che ora posso acquisire un'abilità utile. Eccola, contromossa Mikiri. Acquisisci l'arte marziale Shinobi contromossa Mikiri, che permette di rispondere agli affondi nemici fermando la lama dell'avversario col piede e infliggendo gravi danni alla postura. Intercettare un affondo veloce è quasi impossibile, ma non per l'occhio allenato di uno Shinobi. Ok, e ora possiamo andare. Poi mi sono fatto sgamare. No, sta zitto, sta zitto, sta zitto. Non devi parlare. Vabbè, ti ammazzo. Pensavo di ammazzare prima l'arciere, però chiudo di fare i cazzi tuoi. E ce ne sono altri due là. Vabbè, intanto prendiamo tutti i soldi e tutti gli oggetti. Che poi la cosa bella è che, visto che gli oggetti li puoi rivendere, guadagni molti più soldi di quanto non sembri. Visto che possiamo fare le cose stealth, proviamoci. Magari non sempre, però ogni tanto, tipo adesso. Anzi, possiamo fare così, no? Ecco. Che bella libertà che ti offre sto gioco. Confetto di Ako. Confetto preparato al Tempio Senpou, intriso della benedizione di Ako. Aumenta i danni inflitti a vitalità e postura se lo si morde e si assume la posizione Ako. Questi spiriti incarnano il karma in eccesso. Mordi con forza il confetto e sopportane le conseguenze. Buono, buono. Ok, quello mi vede e ora non più. Quale mi conviene uccidere prima? Forse quello in mezzo che sembra essere il più tosto. Però facciamo così. Posso provarci. No, sarebbe dovuto morire. Vabbè, morto lo stesso, sti cazzi. Aia. Ah, e c'è. Coglioni. Quanto è bello l'affondo. Altri soldi, oggetti. No, niente oggetti, solo soldi. Tristezza.
Vediamo se c'è qualcosa di interessante qua in giro. Compresse, sempre molto interessanti. Tra l'altro ne ho anche tre, quindi potrei anche usarne una, ma non c'ho voglia. Tanto tra poco mi riposerò comunque al falò. Però adesso possiamo controllare tutta questa parte. Oh mio Dio, quanti nemici. Forse mi conviene veramente riposare al falò e magari a sto giro fare meno cazzate. Anzi, posso anche controllare a sinistra, vero? Sì, vedete? Ci sta un sacco di roba da vedere qua in giro. Porca miseria. E qua cosa ci sarà? Ah, confetto di ungo. Ne abbiamo già trovato uno prima. Direi che qua in questa zona ultra iniziale non c'è nient'altro, quindi riposiamoci un attimo. Ah, ci sta anche questo oggetto qua, ma io sono cieco. Mi perdo le robe così, madonna. Prega l'idolo. E ora riposa. Ok, ora possiamo andare. Molto veloce. Ciao! Vabbè, ho fatto già la cazzata fin dall'inizio, ma lo so, coglione. Vabbè, sono andato comunque a sto giro, ci abbiamo più cure. Ah, quindi l'ultima volta, visto che era stronzo in culo, mi aveva lanciato la terra in faccia. Che stun, tra l'altro. Cioè, non potevo né schivare né fare nient'altro. Bastardo. Piace? Bravo coglione. Oi! Non doveva colpirmi, bastardo. Vabbè, sono andato, ho tenuto delle compresse. E forse è meglio se comincio a usare, perché ne posso portare dietro solo tre a quanto pare. E se non le uso sono coglione. Quindi vabbè, punto a capo raga. Ci siamo persi di nuovo tutte le fiaschette. Però sono andato e siamo full HP. A sto giro, perlomeno. C'è tanta gente, quindi io devo allontanarmi un pochettino. Magari provare a fare il giro. Questo forse riesco a ucciderlo. Ok, ho ucciso quello sbagliato, ma va bene uguale. Minchia. Siete un po' figli di Troia, eh. Soprattutto te, arciere di merda, ma ti... Perché non posso salire? Oh. Beh. Muori male. Anzi, sapete che cosa vi dico? Ok, mi devo allontanare. Via. Ah, non sono ancora abituato a cambiare così gli strumenti prostetici, che sono molto utili se li usi come si deve. E in quel caso, con 80 persone che mi circondano, le castagnole avrebbero fatto il trucco proprio. Tipo così. Sapete? Ma perché muori così? Vabbè, la nostra prima morte. Se non fosse che noi non possiamo morire. Più o meno. Non ti aspettavi, eh? Cazzo. Ma siete figli di Troia, eh? La smettete di difendervi, dovete morire e basta. Porca puttana. Che cheater. Come osate sopravvivere? Bastardo. Pensa a te, la gente vuole addirittura sopravvivere e non morire. Bastardi infami. Vabbè, polvere rinfrescante. Canna sputafuoco. Una canna di ferro che sputa fuoco, adattabile alla protesi shinobi per diventare uno strumento prostetico. Non è facile controllare i feroci occhi rossi con la sola forza. Un'arma con danni da fuoco, però, può servire a tenerli sotto controllo. Si dice che gli occhi rossi siano terrorizzati dal fuoco, e questo è un ottimo consiglio di gameplay, raga. Che gli occhi rossi sono dei nemici particolarmente stronzi in culo, e che hanno gli occhi rossi.
Ci sarà qualche oggetto nascosto extra qua in mezzo? Penso di no. Occhiata veloce. Attenzione! Cioè, questo è morto, eh? La Madonna, morto male. Caruccia la casa, poi. E poi la cosa bella di sto gioco è che quando muori puoi tornare in vita, ok? E sta cosa è una cosa che, a parte che si ricarica nei Fallout e tutto il resto, ma puoi anche ricaricare in maniera manuale ammazzando i nemici. Sì, questo è bello. Qua sembra non esserci assolutamente nient'altro, però prima controllo qua sopra. Attenzione. Esatto, qua si cade solamente nella zona di prima con l'acqua. Ok. Magari prendo un'altra pillola, va. Bastardo! Come osi difenderti? Passando di qua abbiamo fatto tutto il giro. Questo qua è ancora vivo, c'ha gli occhi aperti, respira. Poverino. E con questa morte noi possiamo concludere l'episodio di oggi. Perché l'ascia Shinobi la prenderemo nel prossimo episodio. Comunque, se il video vi è piaciuto fatemelo sapere con like e commenti. Ricordatevi di iscrivervi e non nel dubbio ci rivediamo alla prossima. Ciao!